Hai voluto la fascia, corri, dai! Dai, Cardi! Bravi! Oli! Libero! Dai, Oli! Bravo! Bravo, dai! Bravo! Continuo sul rotolo. Ma cosa fate sul sabato? Perché tende? Dai, Rove, dai! Dai! Secondo me c'è più poco. Dai! Sì. Ruben Padi, allenatore Valdavito, un commento su questa partita. Io sono contento, abbiamo l'ennesima vittoria, ora siamo a 58 più 3, 61 punti, e tanta roba. Ora aspettiamo cosa ha fatto anche la Campese, e ci crediamo, andiamo avanti e ora penso che siamo matematicamente nei play, penso che sia un traguardo storico per la società e siamo già contentissimi per quello. Se poi ci daranno la possibilità di giocarsi ancora qualcosa fino alla fine lo faremo, e se no andiamo a farci play e per cercare di fare il meglio che si può. Il prossimo turno? Il prossimo turno siamo in casa col Sori. E come oggi sarà una partita durissima, anche oggi non ci ha regalato niente nessuno, come giusto che sia, è stata una partita durissima, dopo la combattuta, e anche domenica sarà uguale, e andiamo a farci una mano e poi vinca migliore. Cesare Melillo, allenatore Prorecco, un commento su questa partita? Ma direi che il primo tempo l'abbiamo giocata noi la partita e dovevamo chiudere sul 2-0. Purtroppo un gol annullato, non siamo mangiati parecchi gol, tra l'altro anche all'ultimo a 5 minuti dalla fine un gol
a un metro dalla porta, stanno riusciti a mandarlo fuori, e nel calcio purtroppo chi sbaglia alla fine paga. Direi che come azioni, come gioco, penso che il pari era sicuramente il risultato più giusto, assolutamente, però nel calcio se non fai gol alla fine perdi la partita ed è giusto così, non posso dire altro. Il prossimo turno? Il prossimo turno andiamo con la Fulgor, che è uno scontro diretto per noi, importante, però ce la giocheremo anche con la prossima partita, magari se giochiamo così, magari speriamo magari di la prossima volta magari di fare gol, però giocando anche così secondo me si può far bene.